Buonasera, Show Cooking in Alta Pusteria. Siamo a Dobbiaco, a pochi chilometri dal confine con l'Austria. Ci troviamo presso il ristorante Bistrò Union. Siamo in compagnia del padrone di casa, dottor Enrico Comini. Buonasera, Alberto. E dello chef Leonardo Ciarrocchi. Buonasera. Buonasera. Allora Enrico, iniziamo con lo chef, diamo la precedenza a lui perché così va a prepararci il piatto che ci delizierà a fine serata. Di che piatto si tratta? Che cosa ci prepara di buono questa sera? Allora, stasera andremo a preparare un filetto di cervo, un medaglione di filetto di cervo con una panura di pistacchi aromatizzata al pino mugo, un tortino di patate tipiche della Valpusteria, su una composta di cipolle rosse cotte nel sale, e il tutto accompagnato con una salsa di mirtilli rossi sempre locali e aromatizzati con del fondo di selvaggina. Bene, a questo punto ci apprestiamo a preparare il piatto, le auguro buon lavoro. Grazie mille. Buon lavoro, chef. Allora, ci faccio vedere gli ingredienti che occorrono per realizzare questo piatto. Allora, questa è la mostarda di cipolle rosse cotte nel sale al forno, questa è una polvere di pistacchi, questa è della mostarda di mirtilli rossi, del fondo di cervo, di sì, selvaggina, sì, e questo del pino mugo. Benissimo. La difficoltà della realizzazione di questo piatto? Diciamo che la difficoltà non è eccessiva, è molto semplice, basta avere delle materie prime buone, ecco tutto lì. Benissimo, allora le auguro un buon lavoro. Grazie. E procediamo con la realizzazione. Perfetto. Ok, allora andremo a prendere dell'olio, dell'ottimo olio d'extravergine di oliva. Filetto di cervo precedentemente pulito e snervato, lo facciamo rosolare bene in padella, nel frattempo andremo a preparare la salsa da mettere sul piatto con del fondo di selvaggina. La composta di mirtilli, un pizzico di sale, attendiamo qualche minuto che la carne finisca di cuocere. Saliamo anche dall'altro lato. La nostra salsina è pronta. Nel frattempo prepariamo la panura con il pistacchio tritato. Pino mugo, mescoliamo tutto, ecco quasi pronto, accompagneremo il filetto con della mostarda di cipolle rosse cotte al forno sotto sale. Un tortino di patate precedentemente sbollentate. Thank you.
punto, quando il filetto è quasi cotto, lo passiamo nella panura di pistacchio e pino mugo. Aggiungiamo la salsina di mestide e fondo di selvaggina. E completiamo il piatto con delle ottime erbette di campo. E qualche fiorellino. Punto, aggiungiamo l'essenza al pino mugo e il piatto completo. Semplice, genuino. Eccoci Enrico. Dunque, questo è un ristorante di nuova costruzione, sì. Diciamo è stato realizzato da pochissimo tempo, però l'esperienza maturata nel campo della ristorazione di antica data. Ecco, spiegami un attimo quelle che sono le... Io e la mia famiglia ormai siamo arrivati alla terza generazione dove abbiamo sempre fatto gli albergatori, quindi la passione per la cucina, la gastronomia ci appartiene. Poi io, avendo studiato in passato anche scienze gastronomiche, volevo mettere una ciliegina sulla torta sul mio percorso di studio, aprendo proprio un ristorante, e questo è il prodotto. Questo è il prodotto. Il ristorantino è piccolino, no? Come dimensioni? Sono pochi posti. È esclusivo, è una cucina abbastanza esclusiva, legata molto a con piatti del territorio visitati. Per esempio abbiamo un filetto di toro dell'Alto Adige di cui facciamo una trattata eccezionale. Abbiamo dei gnocchetti alle rape rosse servite con una fonduta di formaggio molto molto particolare, poi arriviamo alle carni sempre legate molto al territorio, dove abbiamo l'agnello della Val Casies piuttosto il bue, utilizzando prevalentemente materia prima locale. Ecco, naturalmente poi ci sarà la chiusura dei dessert. I dessert, abbiamo un pasticcere di tutto livello che viene da una bella esperienza in Alta Badia e ci sta lavorando qui con noi, ci sta accompagnando in questo percorso. E siamo sono tutti piatti bene. Comunque tipici della tutti tradizione altoatesina, sì, no? Sì. Benissimo. Parliamo invece, so che fate molta attenzione ai celiaci, sì, comunque ai vegani e ai vegetariani, ecco. La nostra cucina è certificata senza glutine, senza italiana celiachia, inoltre ci stiamo specializzando anche nel proporre piatti di cucina vegana, vegetariana, per accontentare il più possibile tutti la clientela e le nuove esigenze. Benissimo. Eccoci Enrico, vedo che qui avete una cantina molto fornita, sono vini locali e vini anche nazionali, immagino. Sì. Questo bistrò ha tutta la parte di enoteca, anche dove abbiamo delle eccellenze toscane, piuttosto che piemontesi, i più importanti vini dolci, per poi arrivare a tutta la grande selezione bianchi e rossi dell'Alto Adige, che risulta molto 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 presente all'interno della nostra cantina. Ecco, questo è il piatto che ha confezionato il nostro chef. Enrico, allora, che vino si può abbinare a questo tipo? Noi con questo filetto di cervo abbiamo pensato di abbinare un Blaubeerburgunder Ebner del 2017, perché c'è un po' di tenore alcolico e tannino che pulisce la bocca dopo aver mangiato il cervo. Benissimo, questo che vedete, tanto faccio i complimenti, è un grazie, piatto molto elaborato, ma comunque di media difficoltà, sì, per cui tutti, come abbiamo detto, possono provare a farlo. Ora noi ci apprestiamo ad assaggiarlo e assaggiamo anche il vino per poter fare un brindisi. Bene, concludiamo questa puntata invitandovi tutti al Bistrò Union di Dobbiaco. Facciamo un brindisi insieme al dottor Enrico Comini e allo chef Leonardo Ciarrocchi. Vi aspettiamo appunto al ristorante, il numero lo trovate qui in sovraimpressione. Alla prossima puntata e buona serata a tutti.